Di solito una storia d'amore nasce con un panorama spettacolare, una musica emozionante ed un goccio di esaltazione. Innamorarsi di un luogo funziona allo stesso identico modo ed è quello che è successo a noi nel nostro viaggio in Irlanda. Molto spesso quando ci si innamora c'è anche lo zampino degli amici ed ecco che una volta atterrati a Cork la combriccola si allarga. Saliamo in macchina di Jean, irlandese doc di Galway, e il suo compagno Toto, cugino di Guido, napoletano, trapiantato in Irlanda. Di certo non può mancare Milo, un perfetto compagno di viaggio a quattro zampe. Il nostro viaggio parte proprio da Cork, dove atterriamo sfruttando un'ottima combinazione di voli. Cork è la seconda città più popolosa del paese, dopo la capitale Dublino. Il suo centro storico è tagliato in due dal fiume Lee, creando così un'isola su cui sorse anticamente il primo insediamento urbano. Attraversiamo lo Shandon Bridge e salendo i vicoli stretti dell'omonimo quartiere arriviamo alla chiesa di Shandon Bells. Facciamo un giro nei dintorni della cattedrale senza entrare perché a quest'ora è ancora chiusa. Decidiamo quindi di rimetterci in macchina in direzione ovest e ci troviamo ad attraversare splendidi paesi come Macroom con il suo castello. Siamo già follemente innamorati dell'Irlanda, ma si sa, per sancire un amore c'è bisogno di un anello. E allora, eccoci qui, senza accorgercene stiamo già percorrendo il Ring of Kerry. Questa strada panoramica, lunga circa 200 km, costeggia la penisola di Iveragh, attraversando il Killarney National Park, ed è una delle più belle strade al mondo. Tra le attrazioni principali del Ring of Kerry c'è il Ross Castle, roccaforte medievale eretta alla fine del XV secolo. Il castello si affaccia sul lago di Lough Lean e nei suoi affluenti sono parcheggiate tutt'oggi le barchette dei pescatori. La leggenda racconta che O'Donoghue, colui che lo fece costruire, dorma avvolto da un sonno profondo sotto le acque del lago e la prima mattina di maggio, ogni 7 anni, si alzi per fare un giro sul lago in compagnia del suo magnifico cavallo bianco. Si dice che chiunque lo riesca a vedere, anche solo di sfuggita, avrà fortuna per il resto della vita. Sentendoci corrisposti in questo amore folle con l'isola, che ci regala questa splendida giornata di sole, guidiamo verso la prossima attrazione, le Tork Waterfalls. Queste cascate, molto suggestive, nascono da un laghetto montano e sono facilmente accessibili con una breve passeggiata nel bosco che le circonda. Consigliamo di fare qui una breve sosta e di sgranchire bene le gambe, prima di rimettersi in macchina alla scoperta della penisola di Iveragh. La strada si snoda attraverso i campi verdissimi e costeggia il fiume Owen Garif, offrendo scorci meravigliosi di una terra che sembra ancora intatta. Qui la natura, con i suoi colori, dà il meglio di sé. Man mano che si sale si scorge dall'alto il fiume fino al punto panoramico di Lady's View, dove scattiamo qualche foto. Ci rimettiamo in marcia, non c'è praticamente nessuno intorno a noi, solo dolciose pecorelle lungo la strada. Ne approfittiamo per fare benzina, visto che incontriamo pochissimi centri abitati e di strada da fare ne abbiamo ancora molta. Dopo un bel po' di chilometri, finalmente arriviamo al mare. La spiaggia di Derrynane è un'enorme distesa di sabbia bianchissima e di rocce piatte, che formano delle calette di acqua cristallina, il luogo perfetto per rilassarsi e, vista la meravigliosa giornata di sole, giochiamo un po' in acqua per la gioia di Milo.
Per arrivare alla spiaggia si passeggia tra fiorellini e campi verdissimi e si attraversa la Derrynane House, celebre dimora del politico e statista Daniel O'Connell, oggi monumento nazionale noto soprattutto per il suo lussureggiante giardino composto da piante molto particolari e dalle proporzioni smisurate. Il tratto di strada che parte dalla spiaggia di Derrynane fino al piccolo centro turistico di Portmagee, a nostro parere, vale tutto il viaggio. Ci saremmo fermati infinite volte a scattare foto ai paesaggi incredibili. Lo stesso vale per il grazioso paese di Portmagee, che ci accoglie con le sue casette colorate, ma la nostra meta è un'altra. Infatti, dopo aver camminato attraverso il Beehive Village, un antico insediamento del 2000 a.C., proprio a ridosso dell'oceano, questo è ciò che appare ai nostri occhi. Ritornando alla macchina, veniamo sorpresi da tre adorabili alpaca e, fatte due carezze, ci affrettiamo ad arrivare a Killarney, città che scegliamo come appoggio per la notte. Ci affrettiamo a trovare un ristorante per mangiare qualcosa, visto che la giornata ormai volge al termine, e ci rifugiamo al Porterhouse Restaurant, dove mangiamo una carne strepitosa su consiglio dei nostri amici. A pancia piena, ritorniamo all'ostello in un'atmosfera folk, tra musica, calore e divertimento. Dopo un abbondante Irish breakfast, ci fermiamo in uno shop per cani per comprare un nuovo guinzaglio a Milo, più lungo di quello attuale, e qualche crocchetta difficile da rifiutare, perché, preso dalle mille emozioni e avventure, non ha molta voglia di mangiare. Acquistate quindi le crocchette più buone del mondo, ci rimettiamo in viaggio. Oggi siamo diretti verso la bellissima penisola di Dingle, situata nella contea di Kerry. La penisola di Dingle è la più occidentale tra le cinque penisole che formano la cosiddetta Mano d'Irlanda. È uno dei luoghi più selvaggi e suggestivi in assoluto e ci lasciamo incantare dalla sua bellezza, dalla strada che si snoda attraverso distese di acqua e verdissimi prati. Prendiamo la strada che porta a Dunchowin, la nostra destinazione della mattinata, capiamo che ci troviamo in uno dei posti più belli d'Irlanda. La deviazione che porta fino a questo selvaggio promontorio ne vale assolutamente tutta la strada. Una piccola discesa dalla cima arriva fino al molo sottostante, da dove partono le visite guidate per le isole di Blasket, che da qui si vedono in lontananza. Persi in questo splendore, ci dimentichiamo che è ora di pranzo. Guidiamo verso Castle Gregory, incuriositi dalla penisola che porta al piccolo centro di Ballycurran. Sulla bellissima spiaggia c'è un piccolo ristorante, ci sembra un sogno, ma purtroppo la cucina è già chiusa. Non è facile trovare un posto in cui fermarsi, la penisola di Dingle infatti è talmente incontaminata che non ci sono molti centri abitati. Non ci perdiamo d'animo e guidiamo verso Tralee fino alla fine della penisola, dove troviamo un esclusivo tavolo con vista al Junction Bar per un fish and chips buonissimo. Il nostro viaggio dovrebbe proseguire verso nord, ma c'è un piccolo problema. Via terra bisognerebbe percorrere tutta la strada fino a Limerick perdendo moltissimo tempo. Quindi, guardando bene sulla mappa, scopriamo che esiste un collegamento via mare che da Tarbert permette di attraversare in pochi minuti lo stretto ed arrivare direttamente nella contea di Clare. Compriamo i biglietti al volo e in un batter d'occhio ci troviamo già imbarcati su un comodo traghetto. In questo
questo pomeriggio abbiamo due importanti obiettivi da realizzare. Il primo è quello di avvicinarci il più possibile a ciò che per noi rappresenta il simbolo dell'Irlanda occidentale, che ancora non possiamo svelarvi. Il secondo è trovare un alloggio per la notte. Infatti in Irlanda, purtroppo, non sono molte le strutture pet friendly e abbiamo fatto un po' di fatica a trovare in questa zona un alloggio disponibile. Povero Milo! Ma i nostri compagni di viaggio sono organizzatissimi ed infatti abbiamo con noi le tende. Milo è esaltatissimo, non avrebbe mai pensato di vivere tutte queste emozioni in soli due giorni e mentre si fa mille domande siamo già pronti a sbarcare. Approdiamo nella contea di Clare, che si trova nella zona centro-occidentale e termina a nord prima di uno dei centri turistici più importanti e caratteristici dell'Irlanda occidentale, Galway. Mentre cerchiamo un campeggio per la notte, ci troviamo a passare a Dunbeg, oggi conosciuta perché Donald Trump ha fatto costruire qui un castello e un enorme campo da golf. Passiamo per caso davanti alle rovine medievali di Dunbeg e continuiamo la ricerca di un posto dove dormire. I campeggi sono tutti pieni. Iniziamo a pensare che l'isola stia smettendo di amarci, ma mentre piantiamo le tende nel giardino di due anziani signori, capiamo che non poteva capitarci un luogo migliore di quello. Tutto in questa storia è romantico, come il tramonto che troviamo qui a Spanish Point. Peccato che qui i ristoranti chiudano presto anche in estate e facciamo fatica a trovare qualcuno che ci faccia sedere per mangiare. Alla fine ci buttiamo nel pub del paese e concludiamo la serata in allegria tra birre, musica e risate. Tipico! La notte è stata fredda e ventilata, ma tranquilla. Nulla di più di una normale notte in montagna. Andiamo a fare colazione nel paesino più vicino e percorriamo la strada a piedi per scorgere ogni dettaglio del paesaggio che ci circonda. Come abbiamo anticipato, oggi andremo a visitare un luogo talmente bello da essere inserito tra i prestigiosi UNESCO Global Geopark, le incredibili scogliere di Moher. Queste scogliere lasciano senza parole per la loro grandezza e imponenza. Il sentiero è lungo circa 8 km ed il mare si trova a circa 200 metri sotto i nostri piedi. Si ha molto spesso una sensazione di vertigine. Tuttavia il percorso è molto agevole e adatto a tutti, anche ai bambini, ma consigliamo di non uscire dal sentiero principale perché potrebbe essere molto pericoloso sporgersi oltre le barriere. La passeggiata offre emozioni uniche, sembra di stare su un balcone ai confini del mondo. Le dimensioni sono immense e le proporzioni di ciò che ci circonda sono impossibili da calcolare. Perdersi tra questa natura dai colori accesi, lontani da qualsiasi centro urbano, circondati da un senso di immensità sconfinata, tra animali, fiori e uccelli, è molto suggestivo e rilassante. Step, we're yelling, on we go, heel for heel and toe for toe.
facciamo un brevissimo giro nel centro turistico di Dulin, porta di accesso per le scogliere di Moher e per chi vuole arrivare in traghetto alle isole Aran. E poi guidiamo attraverso il Burran, un vasto tavolato calcareo unico al mondo che si estende per un'area di circa 300 km, creando un paesaggio lunare. La voglia di scappare verso Galway è tanta, ma una sosta a Kinvara è obbligatoria e ci fermiamo qui qualche ora per mangiare. Partiamo in direzione Galway, patria dei pub e della musica folk, perché i momenti più belli della vita hanno sempre bisogno di una colonna sonora. Vi consigliamo di iniziare la visita dalla zona del canale Corrib. Passate sotto lo Spanish Arch, che di fatto segna l'ingresso in città. Passeggiando lungo il canale, la strada si fa sempre più caratteristica e ci si ritrova a camminare su piccoli ponti e passerelle che conducono ai vecchi mulini, dove le casette colorate si specchiano nell'acqua che scorre lungo le strade. Percorriamo il Salmon Weir Bridge e arriviamo alla bellissima cattedrale di Galway. Il quartiere oggi è in costruzione, quindi torniamo indietro e ammiriamo numerosi edifici dallo stile gotico. Arriviamo alla piazza principale Air Square, dove veniamo incuriositi dalla Brown Doorway, una porta esattamente fuori posto al centro di una piazza, anticamente la facciata del palazzo di una potente famiglia in città. Di fianco una moderna fontana dallo stile particolare in perfetto contrasto. Sono già le 5 del pomeriggio, orario perfetto per visitare il Latin Quarter. Questo quartiere si snoda intorno a Cross Street, alle vie di Quay Street e Middle Street, e rappresenta il cuore medievale della città. Qui ad attendervi troverete artisti di strada, musicisti e pub dalle facciate colorate. Dicono che nei pub si entri nel vero spirito dell'Irlanda e noi ci rendiamo conto che stiamo viaggiando sulle sue stesse frequenze quando nel pub parte improvvisamente la colonna sonora del nostro matrimonio. Il racconto di questa storia d'amore però non finisce così. Infatti una visita alla capitale è obbligatoria. Siamo a Dublino, è già notte fonda, la giornata è stata molto intensa ma siamo ancora carichi e la voglia di uscire e di tornare nei tanto amati pub non manca. Saremo rimasti qui per sempre a bere e divertirci, ma fatalità, il nostro ultimo brindisi coincide con la chiusura del pub e l'incantesimo si spezza. È giunto il momento di andar via, il buttafuori ci accompagna alla porta ed è proprio in quel momento che l'Irlanda ci saluta con le parole del suo più grande scrittore James Joyce. Hanno vissuto, hanno riso, hanno amato e sono andati via.